Francesca Bartellini, artista poliedrica, scrittrice, regista di teatro, cinema e TV, ha diretto diversi documentari, tra cui uno sul poeta Sandro Penna. Ma come nasce questa vena poliedrica in una donna così esuberante, così appassionante? È stato all'inizio, ho cominciato a lavorare in teatro negli Stati Uniti, mi hanno messo in scena una commedia off Broadway, ho cominciato quindi a scrivere e recitare è sempre stata una cosa che mi sono tenuta per me, per le cose in cui credevo. Amo moltissimo il cinema, sono riuscita a fare documentari anche molto interessanti con coproduzioni internazionali perché ho vissuto molti anni a Parigi dove c'è un'industria del documentario molto seria e ho seguito temi che mi hanno sempre appassionato e adesso sto preparando due lungometraggi per il cinema, sono coproduzioni europee, uno su Modigliani e uno una storia molto interessante, una coproduzione con la Russia e una su Michelangelo, un grosso film molto particolare su Michelangelo e sto anche preparando un testo di teatro per New York di nuovo proprio su Michelangelo. Lei ha detto: ci sentiamo spesso in un circolo vizioso tra pensiero ed azione, quindi è bene riscoprire noi stessi? Sì, infatti io adesso ultimamente mi sono dedicata anche all'insegnamento teatrale e lavoro su questi temi, sulla frattura fra essere umano e natura in tutti i miei lavori, sia teatrali che cinematografici. Anche questo testo che porto in scena qui, Sermones, riguarda il rapporto tra essere umano, uomo, donna e natura. E sì, credo che noi dobbiamo, che l'arte ha un dovere di ripensare questi rapporti perché la società è molto molto in crisi e le persone hanno bisogno e l'arte deve dare qualcosa e credo di riuscire a farlo ogni tanto. Il teatro ultimamente sta affrontando un periodo non troppo facile. Cosa bisognerebbe fare secondo Francesca Bartellini, una donna che appartiene al teatro? Credo che bisognerebbe aiutare il più possibile una drammaturgia vera, viva, una scrittura e anche un modo di formare gli attori, cosa che ho cercato di fare io con questa scuola Caliban Studios che ho appena fondato sia a Roma che a Viterbo, dove il realismo, io sono di scuola anglosassone come formazione, sono allieva di John Strasberg, dove il realismo e la verità sia molto importante perché molto spesso gli attori italiani sono impostati, invece bisogna capire cosa vuol dire, come diceva Giannini, trasformarsi in un altro personaggio, usare la fantasia e usare la propria memoria sensoriale di individui, proprio universo per creare qualcosa d'altro da sé e secondo me è anche una scelta etica essere attore in questo modo, cioè non riprodurre il proprio ego ma uscire un po' da se stessi per capire meglio gli altri, quindi il teatro ha anche una funzione proprio etica secondo me e di comprensione democratica l'uno dell'altro in qualche maniera. Francesca Bartellini sul Colle del Duomo sta per salutarci per andare a interpretare Madre Eva nei suoi sermones. Esatto, Madre Eva è finalmente una donna prete in un futuro ipotetico che riflette una volta arrivata alle gerarchie ecclesiastici maschili, perché è una religione essenzialmente maschile, sul ruolo di Maria e c'è una sorpresa, cioè chi è Maria in fondo? La Maria è l'ultima dea, è la sola erede di tutte le forme dell'antica dea madre in una civiltà come la nostra occidentale che ha adorato questa dea, per cui io credo che bisognerebbe riscoprire il femminile nello spirituale, questo che cerco di fare con questo testo. Grazie Francesca Bartellini. Cari fedeli, è tempo per me ormai di predicare qualcos'altro, di strappare le religioni dagli artigli dei rapaci, di svelare l'inganno. È tempo di salvare la terra che sta morendo per l'avidità del demonio umano. Solleviamo il velo e portiamo Maria con noi. È nostra.